Amici di Bracciami Ancora, oggi siamo a Ragusa, in Sicilia. Questa è una città strepitosa, mi rapisce il cuore ogni volta che la vengo a visitare. Ma questa volta non sono qui per le meraviglie barocche, ma per farvi scoprire una macelleria che abbiamo scovato e che merita una nostra visita. E allora andiamo, seguitemi. Negozio della carne, Corso Vittorio Veneto 737, sono arrivato. Io sono mesi che cerco una macelleria così, perché guardate, seguitemi. Carni locali, ragusane e prodotti tipici nostrani. La mia curiosità è altissima, andiamo. Permesso? Permesso? Buongiorno. Io so che siete tre soci, giusto? Sì. Allora, uno è Stefano, detto il Normanno, e siete Peppe, detto Serpico, immagino. Sì, sei io. E Andrea il muto, sì, sì, sei te. Sì, sì. Chi esce per raccontarmi la meraviglia di questo banco? Il Normanno, vieni, dai. Sono molto curioso. Meraviglioso. Senti, da dove iniziamo per questo banco? Da dove preferisci? Io direi andare dalle carni rosse. Dalle carni rosse? Da che partiamo? Vitello locale, scottone locale, abbiamo del Wagyu A5 Giappone. Allora, qui già mi piace il contrasto, Sì, Wagyu sì. Con il carne locale, sì. Perfetto. Questo è un puledro. Questo è un puledro locale. Questo è un bufalo, sono dei tomahawk di bufalo. Sì. Andrea, scusa, che ce li alzi queste? Subito. Fa vedere? Bellissime, belle, belle. Poi abbiamo del Black Angus USA. Questo? Sì, quindi abbiamo delle bistecche e delle costate di vacca. Del Wagyu italiano. Questo è Wagyu italiano. Questo è un Wagyu italiano, sì. Allora, aspetta, io mi soffermerei su questo qua, Wagyu italiano. Ok ragazzi, questa è la dimostrazione che pure in Italia sappiamo fare carne marezzata, esatto. Ok, questa è la dimostrazione, Wagyu italiano. Poi abbiamo delle bistecche di Modicana. Bistecche di Modicana? Sì, abbiamo sia delle fiorentine, T-bone, Porterhouse. Eccola qua, questa è la Modicana, bella, sì, questa è magra. Questa è una Modicana, sì, è una carne un po' più magra. Somiglia un po' alla chianina, no? Per certi versi, per la magrezza, per l'aspetto esteriore. Sì, anche se qualcosa, ecco, in qualcosa si differenzia sicuramente rispetto alla chianina. No, sicuramente, però, diciamo, un occhio non allenato lo potrebbe scambiare. Del vitellino da latte, che è certificato anche questo è un prodotto italiano. Sì. Della salsiccia che diciamo è la salsiccia tradizionale in due o tre varianti, il maiale allevato a carrubo, il maiale tradizionale, polli allevati a terra, ce l'abbiamo allevati solo a granaglia, abbiamo dei polli latte e miele, abbiamo del pollo tradizionale da batteria, lavoriamo con più fasce, quindi con più prodotti, ma cercando di mantenere sempre il Made in Italy. Qui arriviamo ai preparati. E la parola, mi dicevi, deve passare a lui. A lui. Ok, Peppe detto Serpico. Allora. Quanti hamburger avete? Allora, noi considera, praticamente abbiamo 11 tipologie di hamburger. Dal classico pollo, al classico vitello, al pistacchio, al prosciutto, Angus, quando abbiamo Angus facciamo anche degli Angus, al capuleato. Allora aspetta, fermo, io qui vedo, che è quello un pandoro, un panettone? Che è? Un panettone e abbiamo anche una colomba. Quindi Natale e Pasqua tutto l'anno. Tutto l'anno, sì. Fantastico. Lollipop, quelle le riconosco. Sono i lollipop, delle coscettine ripiene, dei bocconcini di suino, della pizza di carne, poi abbiamo... Quelli che sono, mini cornettini, che sono? Questo qua sono dei mini cornettini, sono dei mini cornettini da mangiare a freddo. Me lo posso mangiare così? Certo, c'è una tartare molto semplice, condita, con del finocchietto selvatico e una mousse di formaggio, il nostro è il semistagionato. Quindi siccome fa caldo, fa caldo. Al posto del, diciamo, del gelato, confezionato, mi mangio questo. Molto buono. E poi come vedi qua abbiamo tutta una pasticceria di carne, tra virgolette, tutto da mangiare tutto. Con una crema di carciofi, una crema di funghi, che sono cannoli. Tira fuori, va, fa vedere. Con una sfoglia di carne di vitello, meno male, quasi lo stesso tipo degli hamburger di vitello, però arrotolato a cannolo con ricotta di vaccina e pistacchio. Mamma mia, tanta roba! Alle spalle però io volevo far vedere, questo hanno creato un angolo barbecue meraviglioso. Sì, un piccolo angolino per gli appassionati del barbecue. Fantastico, però Stan, guarda un attimo, scusa, io vorrei dire, ma lì il mio occhio allenato sì. Vede una cella per frullare, non
Quello è un armadio di frullatura che noi mettiamo a disposizione del pubblico. Però abbiamo anche le celle di frullatura che... Le posso avvicinare? Assolutamente andiamo, sì, andiamo. Perché poi vedo delle scamorzette lì appese, la cosa si fa intrigante. Andiamo, dietro al banco, guarda. Che ci abbiamo? Abbiamo dalla manzetta prussiana alla scottone irlandese, alla vacca polonia, bello, sì, vacca polonia, poi abbiamo modicana, abbiamo scottone locali, chianina, fossona, black angus, argentina, le più disparate. Oh ragazzi, io devo dire allora una cosa, queste macellerie così a me piacciono da morire, quelli che ti mettono il maialino col finocchietto selvatico oppure il pollo. Ok, una fettina magra, perché ho visto c'è di pure quelle, sì, certo, alle bistecche marezzate frullate, cioè l'alfa omega della macelleria. Esatto. Bravi, 100 punti, anzi no, 100 sono pochi, 1000. Grazie. 1000 punti. Grazie. Mo però il problema è, cioè voi dalla A alla Z, sì, è una macelleria completa. Sì, esatto. Passiamo alla M. La M, di che se mangiamo? Benissimo. Okay. Io proporrei di una... Beh, porca miseria, vieni qua, corri. No, disponibile sud. La suppa della suppa. Sì, la facciamo noi. C'avete la suppa? Sì, sì, la produciamo noi con i nostri maiali. La suppa! Io ci sono venuto fino a Ragusa per trovare la suppa. Sì. Per chi non lo sapesse, la suppa che è? La suppa è un grasso di maiale che si utilizzava anticamente per le cotture al posto dell'olio. Senti, famo così. Voglio qualcosa preparato con la suppa. Eccola qua, la signora suppa. Sono quasi emozionato. Fatta con i metodi tradizionali, come si faceva una volta, sì. Allora, se ci state, vorrei che mi faceste qualcosa con la sugna, però tagliamo pure qualche taglio nobile della mezza. Okay. Assolutamente sì. Qui dobbiamo chiamare Andrea che mi dice. Facciamo tagliare Andrea, sì. Andrea ha detto il muto, però grande maestro d'arco di taglio. Sì, assolutamente. Ok, però mi tagli questa Irlanda qui. Certo, subito. Questa Irlanda mi intriga. Bella, mamma mia, bella ragazzi, questa quanto è frullata? Questa ha oltre 35 giorni di frullata. Ok, anche andiamo nel negozio a fianco. Allora, nello street food. Ok, perché ragazzi loro hanno la macelleria strafornita e poi accanto avete aperto uno street, cioè un angereccio. Sì, dove il cliente può tranquillamente prendere la carne qui, che sia una bistecca, che sia una fettina, che sia un petto di pollo, tutto da un arrosto misto ai contorni, li portano di là e... Eccoli qua, questi sono i protagonisti del nostro piatto. Sì. Manzo irlandese. Pane, sì, raffermo. Pane raffermo. Pane raffermo. Sì. Una pastella per fare per intingere il pane nella pastella e cuocerlo nella sugna. Vai! Il fatto che fate la sugna vi fa onore, perché del maiale della bestia non si deve buttare niente. Cucchiaione di sugna. Una padella bollente. Sì. Una noce. Una noce. Il pane lo intingiamo nella pastella. E via. Occhio. Siamo nello street, questo è il negozio. Voilà! Tu hai lasciato quel grassetto esterno, sì, e mi hai fatto una grande cortesia, perché io amo il grasso delle bistecche. A questo punto direi che me l'assaggio, no? Però no, prima sai che faccio, prendo una bella mozzicata al pane fritto nella sugna. Grasso sul pane fritto con la sugna. Ve lo faccio rivedere qualora non l'aveste visto bene. Grasso poggiato sul pane fritto nella sugna che finisce dritto. Una cosa pazzesca. Allora, Stefano,
E questo è lo split, che orario fate qua? Dalle 8.30 del mattino alle 21.30, 22 circa. Così, sera, quindi sì. Tipo la carne sardina a casa, vai in macelleria, chi invece vuole mangiare viene qua. Ma novità, delle novità, voi dai, dalle prossime settimane, quindi dai primi di agosto, del 2019 iniziate? Iniziamo con un'attività che è lo store di carni pregiate. Cioè, tradotto, voi in tutta la Sicilia spedite a casa della gente le bistecche. 4 ore, le migliori bistecche con le più disperate marezzature. Perfetto, quindi per ora la Sicilia. Assolutamente. Okay. Allora adesso ragazzi, mentre io parlo, compare una pagina Facebook, andate a mettere mi piace, seguitela, perché da lì partiranno comunicazioni se voi da casa quelle bistecche strepitose di cui abbiamo, diciamo, parlato prima. Allora ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio. Voi, se state a Ragusa, segnatevi l'indirizzo, passate, ok? Perché questo è un posto che merita davvero. Io vi saluto e, come dico sempre, che la brace sia con voi. Ciao! 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 More touch, you want the more. Dai!